Un nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno, nuove emozioni. Quando la nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere, attraccata stamani poco prima delle 7 al molo Manfridi di Salerno, una donna in gravidanza ha iniziato la fase di travaglio. È stata lei la prima a scendere dall'imbarcazione con 935 migranti a bordo. Ma uno dei momenti più toccanti di questo 21esimo sbarco dello scalo salernitano è stato quello che ha visto protagonista una donna nigeriana che, mentre stava scendendo dall'imbarcazione, ha intonato un canto di preghiera del suo paese. Una litania dolce e toccante che ha spinto uno dei soccorritori a chiederle di ripeterlo attraverso un microfono. La preghiera, che ha suscitato l'emozione dei presenti, si è poi conclusa con l'applauso dei migranti, dei soccorritori e di tutti coloro che erano presenti sul molo. Un nuovo sbarco, quello di oggi, con 793 uomini e 125 donne, di cui 7 in gravidanza e una in travaglio, che è stata la prima a scendere dalla nave, assieme ad un ferito di circa 30 anni, nonché 16 minori, di cui 2 neonati, che, se da un lato pone diversi interrogativi, polemiche e riflessioni sul pericolo che corre l'Italia ad accogliere un numero così consistente di migranti, dall'altro l'arrivo delle navi di tante persone sfuggite alla morte si incrocia con gli sguardi dei soccorritori che anche questa mattina al porto di Salerno hanno mantenuto il ritmo giusto nella gestione delle operazioni per accompagnare i migranti presso l'hub della Croce Rossa di Via dei Carrari nella zona industriale di Salerno, dove poi si completano le procedure sanitarie di identificazione e si procede allo smistamento nei centri di accoglienza di tutta Italia. Secondo il piano di riparto ministeriale, circa 300 rimarranno in Campania, divisi tra le 5 province. 150 verranno accolti in una struttura della regione Lombardia, altrettanti nel Lazio, 80 in Piemonte, 55 in Veneto, 50 in Emilia-Romagna e altrettanti in Abruzzo, Molise, Umbria e Marche. È giusto, ha sottolineato il prefetto di Salerno Salvatore Malfi, presente stamattina allo sbarco al Molo Manfridi, che i sindaci di tutte le città diano un contributo al sistema di sbarco e di accoglienza, perché caricare solo sui porti di alcune città potrebbe determinare un impatto più pesante. Sì, il sistema da noi è organizzato ed è anche giusto che tutte le città diano un contributo al sistema di accoglienza e di sbarco, che è una cosa che poi, caricata solo su alcuni porti, potrebbe determinare un impatto più pesante. E Salerno ha una capacità organizzativa di collaborazione istituzionale sul territorio tale da poterci consentire di gestire anche degli sbarchi più frequenti come stanno avvenendo in questo periodo. Anche questa volta chiaramente le 935 persone che sono a bordo saranno accolte sotto l'aspetto sanitario, della sicurezza nostra e loro per altri aspetti, e poi smistati 635 andranno via dal nostro territorio per essere mandati nelle altre regioni come da riparto nazionale, e gli altri resteranno in Campania. L'invito è sempre a noi tutti di collaborare. Ripeto agli amici sindaci, c'è bisogno di quella collaborazione istituzionale che aiuti tutti i nostri cittadini italiani a poter gestire in serenità o con minore complessità questo fenomeno. Come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, i fenomeni vanno gestiti. Gestire questo fenomeno significa preoccuparci non solo degli immigrati, ma anche dei nostri concittadini italiani. E un'equa distribuzione sul territorio potrà consentire di avere maggiore serenità per tutti i piccoli centri che è nostra intenzione aprire. Salerno è uno dei primi porti dopo la Sicilia per avviarci al nostro continente. Abbiamo una capacità gestionale che ci raccordiamo e ci coordiniamo sempre con il nostro Ministero in maniera tale da impattare al minimo possibile sul nostro straordinario porto, che ha una vocazione turistica e commerciale. Come voi vedete, riusciamo finora a gestire sempre in maniera tale da non impattare sull'economia del territorio. E quindi questo consente a Salerno di essere strategica anche in questa pianificazione che del nostro paese, di poter accogliere in maniera adeguata, distribuendo in maniera più omogenea gli sbarchi anche nel nostro paese. Ribadisco, le persone che sbarcano a Salerno non restano tutte a Salerno. Penso è un luogo di sbarco, di accoglienza e di assistenza sanitaria, e quindi tutta la sinergia che c'è sul territorio è fondamentale. Ma poi la quota parte della provincia di Salerno è identica che noi accogliamo. Vi è una problematicità che il sindaco di Salerno giustamente rappresenta ogni volta sui minori, perché i minori che arrivano adesso sul nostro territorio, è quello che ribadisce il sindaco, non posso che attestarlo, perché la verità è la verità.